E benvenuti in questa nuova live su Twitch, questa nuova diretta su Twitch. Fatemi vedere il mio canale, ovviamente sono Rai. Faccio streaming, professionalmente sciocco, come su aggiungiamo dei tag. Pronto? No, sono qui sotto la finestra che porta l'energia, mi apre dal giardino. Così sto. Perché? Cosa succede? Cosa vuoi, giardino? Ma cosa succede? Perché? Le medicine per la mamma che c'è giramente lì che non si Oh può mio muovere. Dio. Ok, apro la porta normale. Mi passi le medicine te, perché non ho le chiavi, quindi.
E la Madonna, sei persone. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, buongiorno Sansofra 1608, buongiorno. Allora vedo che qua su Twitch qualcuno c'è, qualcuno c'è. Meno male che qualcuno su Twitch c'è. Dai, oggi siamo qui in arena, proviamo a vincere, proviamo a diventare competitivi perché questo è il nostro scopo. Sansofra 1608, ciao. Questo è il nostro scopo, diventare dei player competitivi, dominare il mercato di Fortnite, e si può fare tranquillamente. Divisione 4 non è molto, ma è un lavoro onesto. 12 di ping, meglio di così non potevo chiedere, giusto? Sono DJ Space, quello dell'altra volta. Buonasera DJ Space, buonasera, buonasera. Direi di andare tranquillamente qua e tranquillamente ce la dovremmo gestire bene. Divisione 4 ce la gestiamo bene, ce la gestiamo bene, senza problemi. Quindi io spero di farcela. Live breve, aumentiamo di divisione, poi vediamo se fare qualcosa. Non so. Squad così, non so. Comunque sono contento che a qualcuno freghi qualcosa del mio canale Twitch. È un canale inattivo, non faccio mai nulla perché cioè perché non mi interessa, però adesso provo a metterci un po' più di interesse. Ma non server privati, questo è un canale libero per divertimento. Questo è un canale per divertimento, non per server privati. Gioco con voi, quello lì, creativo, no, creativa non troppo, per squad, un canale per divertimento. Qua c'è uno col pompa, col pompa. Porca miseria. Porca miseria, non trovo un pompa. Ora entra, guarda che entra, guarda che entra, guarda che entra. Molto bene, GG. Molto bene, e uno è fatto. Ora scappiamo perché ho paura. Meglio andarci. Sto neanche guidando, non sto premendo niente.
Va bene. Oddio, maledetto. Sì, vabbè. Ma guarda, cagare, due trappole mi sono preso, non ho parole. Non ho parole. Buon pomeriggio, c'è. Qui no. Vabbè, comunque, c'è. Vabbè, buon pomeriggio anche a te, sciocco. Ma qua su Twitch non è un buon pomeriggio. Qua si capisce la vera realtà delle cose. Wayne, qua si capisce la vera realtà. La vera realtà, come stanno le cose, che alla gente. Quando tu non porti qualcosa che non è server privati, è triste realtà, è la triste verità, però è giusto così. Deve andare così, deve andare così. Ai, non ho neanche vita, si è messi male. Via, 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 via. Eh sì. Ma che ci vuoi fare? Beh, deve andare così, 30 rimasti. Ma almeno la scuola non è ancora iniziata. Godo. Non è ancora iniziata, meno male. Intanto settembre sta aumentando, quindi giorni, meno giorni, meglio è. Easy. Però comunque. Già. Easy scuola. Il problema è che quando si ritorna, quello sarà il vero problema. Quello è il problema fondamentale. Vabbè. Qua non ci trovo cure, non trovo niente, sono sfortunato. Adesso trovo un cespuglio. E anche un falò. Tragica situazione. E noi ci proviamo. Potrei stare qui, ma ho bisogno di un medikit almeno, niente. Oh. Non hanno preso niente. Un po' di paura. Va bene così, 21 rimasti. Non entrare in casa mia, sciocco. Ah, questa è la tua casa? Vedo, ma qui cosa hai fatto? Ma no, ma se fai un pavimento qua, io poi come passo? Te la sei blindata. Una bella casa, due piani. Una casa da ricchi di Belen, questa.
Però non hai una parete, quindi non so, quindi sei qua, non c'è una parete. È una casa bella ma senza una parete, ti entrano i ladri. Mi sono entrati i ladri, mi sa di sì. Sì, però qua c'è neanche. Oh, un'altra auto. Via, stiamo fermi. Ma io dove penso di andare con 45 di vita? Meno male che non si è fermata. E quindi ne ho comprata un'altra a Parco. Ah, ne hai comprata un'altra, beh, fatto bene. È una casa abusiva. Oh, delle bende. Ah no, non sono bende. Vabbè, meglio che niente. Oh, chi è? No, non ti preoccupare, non. Ti ho portato l'uno. Grazie mille. Come stai? Io sto bene. Sono bene, allora avevi pietà per chi sta male. Ho portato condomo, ho comprato sua casa, bella. Eh? Avevi pietà per chi sta male. Ma cosa pietà? Ma cosa, sono mica un. Ma il Ma capo l'ha detto cosa stamattina. c'entra? Il capo l'ha detto. Ha detto che Satana vuole mettere l'odio tra le famiglie. Figli e mamma, ok. mamma e figli. È ok, ma qua va tutto bene. E tu non puoi dire quelle Ma parole. cosa ho detto di male? Ma hai detto, guarda. Ho capito cosa, nonna? Questa casa della mamma che hai, questa penso. Ma io ho detto semplicemente che Tutto quel che secondo me penso. è esagerato per un mal di testa. Ma non sono, sono giramenti che tu non li puoi controllare. Ho capito, ma Giramenti. secondo me è esagerato fare tutto sto dramma, Ma quale ok? dramma? Ma perché si è fatto un dramma per un giramento? Ok, può capitare, va bene, Ma ma. i giramenti sono più brutti di una malattia, Vuoi giocare, non ti nonna? puoi muovere. Vuoi giocare? No. Dai, facciamo una partita. Non dirci niente. Dai, ma non ti Ti prego, preoccupare. non dirci niente, gioca, fai ferma, Ma non dirci secondo me. niente. Ma no, è che secondo me esagera un po' Ma troppo. cosa vuoi, la mamma non esagera, la mamma esce anche con la fiaba a 40, Ma perché no, sta andava a esagerando un lavorare po' anche con la troppo. Perché anch'io fiaba. ieri avevo i giramenti, ma non ho detto niente, è una No, cosa che normale. tu così fai felice chi voleva che te, la mamma litigava. Madonna. Era un desiderio, no? Dai, nonna, vieni, facciamoci una partita e si risolve tutto. Vorrei tanto che tu lo capisci. Ma io non capisco di cos'è la gravità della Ma situazione. tu Io non non ho capisci detto nulla la di che, ho detto gravità. semplicemente. Ma potrebbe avere anche un dito, un dolo spina, non potrebbe rispettare la malattia. Ok, ma non è che ho detto qualcosa di grave, ho semplicemente detto. Allora vieni Guarda, ho dici mamma capito, è come mal di stai, hai testa. Io bisogno. ho detto va bene che è mal di testa, però adesso Non è mal di testa, è un sembrava che dito. avesse un coma, si comportava come se avesse il coma, come se era l'ultimo giorno di Ma vita, non ma. faccio niente. Grazie.
È così che ci troviamo. Ascolta le parole giuste. Un'incredibile partita. Chiede a Gesù di farti passare questa cosa brutta che è. Nonna, adesso dai, non Chiedele a parliamone. Gesù. Ma È Gesù brutto, non è vuol già una dire che sta nulla. male, stai fingendo. Oh, Madonna mia, basta. Allora, Sempre gli stessi. Ma adesso faccio la partita e andrà tutto bene. Allora, eccezionalmente, ascolta, devi, adesso è vero, te non senti, aspetta, ok. Il mio sogno si è realizzato, hai visto? Nonna, quello che ti dico. Che violenza che c'è. Poi adesso tu capirai quello che devo affrontare, capito? Battaglia reale, non è Ma l'hai molto. scritto Andrea, ha detto vincerò, io vincerò, c'è scritto in quella Guardate, non ne lettera. faccio incitamenti però ai Vincerò. tempi. Se nella terza diceva che vincerai la battaglia, la vinci la battaglia. Certo che la Ma vinco. non con l'amore. Oddio, oddio. Oddio, che rumore. Lì la vera battaglia. Lì sì che diventi famoso, perché tu. Nonna, aspetta un attimo, voglio sentire un attimo come qualche persona. Nonna, dobbiamo solo calmarci. Ok, dobbiamo solo calmarci. Tutto. Solo calmarci. Sentiamo com'è la situazione. Non devi preoccuparti di queste Mi cose. provo, ma tesoro, quello che dici tu sono parole di Satana, Satana, non sono tuoi. Ma come parole di Satana? Rinuncia, dillo, rinuncia a Satana. Ma questo è solo un gioco. Ho solamente No, detto che bisogna uccidere tutti i le parole nemici. Ho solo detto questo, non vuol dire. sono Non vuol, cioè. state. Ma no, è un gioco, ma cosa vuol dire? Un gioco? Ma è un gioco, cosa vuol dire? È un gioco. Ma tu non devi comportarti come loro. Ma è un gioco, non vuol Lo, dire. Non è è un gioco, Satana, è ma un anche le parole che gioco. ti dicono è un gioco. È un gioco. Minacceli. Ma non è che minacciano, è che qua dicono gli altri, dicono uno più uno, bimbo di me, non è minacce, sono cose normali. Comunque, adesso ti spiego i comandi. Per muoverti devi premere questa freccia. No, questa freccia è per la visuale. Per muoverti ti muovi qua. Tu sei quello di sotto. Tu sei quello di sotto. Mi ricordo quando cadevo da quel. Te lo ricordi? È un gioco molto semplice. Un gioco molto semplice. Che cadevano Eccolo qua.
Allora, adesso io ti porterò, vedi, la mappa. Cosa hai fatto ieri con me? Porterò. Cosa ha fatto la brava? Ti fate delle cose brutte? Gli viene sempre così violento. Ma ti dice cose brutte, guardate mica i corni. Ma cosa? No, perché portano l'abbazia. Oddio. Perché? Lo so. E perché? Perché Davide non è normale. Ma poverino, ma no! Ma no, ma povero Davide! Perché? Io so che li guarda. Ma perché? Non è vero? Ma perché? Dì, non stiamo parlando di questo. Ma tu di la verità. Li guardano. No, ma cosa ti fanno vedere anche a sé? Ma cosa c'entra? A terra. Ma dove stai? Muovi la visuale. Ah. Ecco, perfetto, brava. La cavi meglio della mamma. Poi con questo ti muovi, con quello lì cambi la visuale. Dove va? Boh, a terra lì. Però nel prato. A terra nel prato. Non sono andato. L'ho atterrato, no? No, non ancora. C'è il paracadute? Sì, c'è il paracadute. Ma volevo andare nel prato. Aspetta, per muovere il visuale. Aspetta, questo però... non serve che lo tieni così. Tieni tutto. Aspetta, fai così. Ecco. Ora, per muoverti con questo ti muovi. No, no, sono più netto. Ecco, vedi? Solo che lì c'è sulla montagna. Oddio, non torno indietro. Ecco, io non la vedo. Appena morto. Sono sulla montagna. No, vabbè, lasciamo stare. No, lasciamo stare, dai. Ci hai provato, no? No, no, no. Oddio, aiuto. Penso vai, dai. Che disastro, guarda. Ero in un bel prato lì, poi. Eh vabbè, dai, ci può stare. No, non ci può stare, no. Niente. È brutta questa visuale. Beh, stai girando per terra, lì a vuoto. A vuoto, sei brutta, a vuoto. Sei un po' brutta a vuoto. Non so, decidi. Lì cosa c'è? Lì c'è un ciuffo d'erba. Ma perché pubblica? Perché pubblica? Poi la gente si unisce e non si fanno gli affari loro. Fuori dai. Andate via! Ma cosa ci fate qui? Andatevene via! Non ho parole. Meno male che ho messo il chat vocale per mia parla, così non mi sento. Non devo uccidere nessuno. No, non devi uccidere nessuno. Volevo cercare una cosa più bella, ma non ce l'è. Ma fidati, alza la visuale. Oh madonna, guardate tutte queste persone che entrano senza più rispettose. So io. E dove devo andare? Devi incontrare qualche nemico? No, no, attento, stai cadendo nel mare. No, sto vicino al mare, io. Tu si può camminare? No, vado nel mare se cammino. Sì. Qui non ce n'è mare. No. Non c'è. Ecco, qui sto meglio. Oh. Qua dovresti andare dritta. Devi andare in sì. Vado dritta, come vai? Cambia. Con questo muovi a visuale. Se per aspetta. Andare dritta, con questo. Cosa che ti potrà tornare. No, 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 è una cosa che ti farà diventare più comodo. Ok, ti ripristino tutto. Ecco. Aspetta, ripristino. Ecco, perfetto. Andare. Ora è molto più lento, quindi dovresti riuscirci. Che prima era molto più veloce, mi comando. Dove vanno? Avanti. Adesso girati di qui. Ecco. Non girare la visuale anche, perché è come tu la testa, no? Dove la giri poi tu cammini, quindi si mette la visuale un po' più dritta. No, aiuto. Più o meno. Tutto nelle mani della nonna, sì. E qua adesso, ecco, è perfetto. Vai avanti così. Io non dove vado adesso. No, vai avanti, te devi andare dritta perché vedi c'è una mappa e te devi arrivare in quel punto là. Adesso c'è il mare,
No, 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 ce la puoi fare. Te vedi, quella lì è là dove sei te, in alto. Te sei quel puntino qui, guarda, te sei qua. No, non sono quello lì. Te sei qua e questa è tutta la strada che devi fare. Quello dell'albero. E devi arrivare lì. Sì, te sei qua, te sei quella sotto e questa è la mappa. Sì. E te devi arrivare qua. E quello che cammina sono io. Sì, quello che cammini sei te. E devo andare dove? Devi andare sempre dritta. Così non sono sì, dritta. Sempre dritta. Così non sono dritta. No, così non sei dritta perché devi muovere la visuale. Così? No. Beh, cioè sì, dai, però dovresti tipo voltarti un po' più in qua. Perché vedi che verso stai camminando destra. In laterale. Appunto. Verso sì. Destra. Eh sì, ecco, bravo. Oh, perfetto, perfetto. Andiamo bene. Adesso sono dritta. Adesso sei dritta. Adesso devi alzarti in piedi perché sei accovacciata. Ah sì? E poi devi tenere premuto quello. No, l'altro, tienilo questo. Premuto. No, l'altro. Questo? Sì, tienilo premuto. Ma si ha. E tieni premuto quello e la visuale in alto. Ok, riabbassa la visuale. Sta arrivando una tempesta che ti sta per... sta arrivando una tempesta. Come quella di stanotte. Eh sì, come quella di stanotte. E la vedo dura. Dove vado? Aiuto. Sono nella tempesta, eccola lì. No, sì, ora sei su un muro, però dai, va bene comunque. E io devo andare contro la tempesta. No, devi andare a scappare, la tempesta ti fa male, ti toglie la vita. Stai perdendo vita. No. Dai, ce la puoi fare. Tutto nelle tue mani. Come faccio a togliermi dalla tempesta? E devi andare in avanti. Oramai sei ferma. Cioè, spostati in là, vai sempre dritta. Stai andando indietro. Indietro devo tornare. No, in avanti devi andare. Avanti. Vai, vogliamo la vittoria. La tempesta. Eh no, stai andando contro la tempesta adesso. La prendo. No, stai andando il contrario, stai andando dalla parte opposta, stai andando verso la tempesta. Ecco, hai fatto un po' di capriole. Stai continuando a girare in tondo, che mal di testa. E dove vai? E vai sempre dritto. Sempre dritto. No, adesso stai andando in mezzo al mare, stai per andare. Vabbè dai, la prossima volta ti portiamo in un posto meno con montagne, più tutto piano, ok? Sì, perché questo c'erano troppe montagne qua, c'erano sì. Troppe montagne. Troppe montagne. Oh mamma mia, si è rimessa pubblica. Non capisco perché si mette pubblica. Privata. La gente entra. Guardati il mare. Guarda il mare. Stai guardando il mare, bel mare. Non posso cambiare. No, vedi se guardi il mare. Ma che bello il mare. No, è finito. Addio, guarda, pum. Sedicesima. Sei morto. No! Però sei arrivata a sedicesima, è un buon risultato. Su 100 persone sei arrivata a sedicesima. Insomma, ho fatto un pezzettino. Sei arrivata a sedicesima, è un buon risultato. Per la prima volta è un buon risultato. Alla prossima. Alla prossima, basta, non ti piace questo gioco. Perché lì da me non puoi giocare così. No, non posso. Perché non c'è? Dovrei portarmi dietro questo. Ah, quello manca. Capo. L'invito non c'era, quindi siete entrati senza invito. Facciamo live. Questa facciamo è maleducazione. Live. No, non facciamo. Senza invito siete entrati. Questa è maleducazione, okay. Entrare senza invito. No, non ce l'hai, non c'è neanche una figura, questo. Ecco. No, quello lì è Mohamed da lì. Mohamed. Vabbè. Tanto ti assomiglia bene. Ti devo portare un quadretto di gesso. Almeno che lo preghi, in camerezza non c'è niente. E quindi Satana si prende il gioco. Perché certo. Non c'è nessuno che lo protegge. Un'altra volta. Ma non c'è un'altra volta. Basta che ci dai una scopata, non c'è disordine. Non c'è disordine. Metti a posto la sabbia quando la faccio e basta, no? E non c'è più, certo.
nonna non è molto brava, però forse diventerà più brava di me col tempo. Col tempo diventerà più brava di me. Comunque le persone che entrano senza permesso, una vergogna, oh. Le persone che qui entrano senza il permesso, veramente, cioè entrano qui senza il permesso e entrano così. Boh, io se io vedo una lobby pubblica, prima chiedo un messaggio con scritto se posso un dimenolento, a meno che non è un mio amico, lo conosco da tanto tempo, ma degli sconosciuti, cioè io comunque poi non invito gli altri miei amici quando metto lobby pubblica. Quando metto lobby pubblica io, nel senso, mi sembra un po' irrispettoso che le persone entrino e invitino anche poi gli amici che io non conosco. Scusa, ok che te ti conosco, ma te entri senza invito, è una vergogna secondo me. Comunque poi vedete, spammano di inviti, questi verranno bloccati. E io non ho tempo. Comunque, vabbè, dai, è stata una bella partita. Forse avremmo vinto. Prima è una mia cosa, non riguarda, è che ho fatto praticamente, tanto per dare una spiegazione, fatto un'affermazione che sapete, non è una affermazione maleducata, un'osservazione possiamo dire, però sapete come sono le donne, no? Appena ti dici una cosa subito la ingigantiscono. Ho detto semplicemente che secondo me per un mal di testa era esagerato una cosa, una particolare cosa che aveva fatto. Ho detto semplicemente, secondo me, ho capito che mal di testa, ma è un po' esagerato. E perché non hai mal di gola te, ok? Tu hai mal di testa, non mal di gola. Non capisco perché se uno sta male deve fingere, fare quella voce proprio fintissima, dire, ok stai male, ma perché fai fingi di avere il mal di gola, non ha senso. Non hai il mal di gola, ti deve male. Perché parli col mal di gola se non hai il mal di gola? Questa cosa qua non capisco. Ti sentivo un po' preso in giro, scusa, uno finge. Poi io, ieri, veramente uno mi ha chiamato, esatta frase, e io ho detto, ma come ti permetti, maleducato? Così io ho registrato la chiamata e questo ha continuato a insultare, che è l'amico di un mio, che è un nemico, cioè un amico di un mio amico, e poi insomma io volevo querelarlo per questo insulto nei miei confronti, volevo querelarlo, a parte che io sono etero, comunque non mi offendo, però non mi sta bene che uno senza, se io non vado e non chiamo uno a caso e lo insulto, voglio querelarlo, e vado da mia mamma e dico voglio querelare questo perché mi ha chiamato, e lei mi dice no, non può. Io dico perché non posso querelarlo, scusa, secondo voi è giusto che uno ti chiama, ti insulta a caso e te non puoi neanche fargliela pagare? Scusa, uno mi insulta a caso e io dovrei starmene zitto con le mani in mano fregandomene? Ho bloccato il numero, volevo querelarlo, ma ho capito che qua la gente se ne frega. Mi ha detto no, non puoi querelare. Mi dispiace, non ci sono le basi.
questo è un mondo veramente brutto, neanche la legge ti aiuta, neanche la legge. Io adesso ho capito che l'unico modo per farsi giustizia è quella di farsi giustizia da soli. Quindi sapete cosa faccio adesso per vendetta? Il numero suo lo divulgo, così impara. Mi sembra giusto, scusa. Uno mi insulta, lo divulgo. Divulgo il numero sul gruppo Telegram e così impara, scusa, così impara. Ma come si permette questo di chiamare insultare? Adesso divulgo il numero, così la gente lo chiama e impara. Educazione, impara a non chiamare più. Mi sembra una cosa giusta, razionale. Tu mi chiami, mi insulti, io divulgo. Divulgo il tuo numero, così impara. Quindi poi sul gruppo Telegram io lo spammo, così impara. Poi questa gente che mi invita dico che la blocco, fake Mickey 17 blocco. Aspetta, devo mettermi assente. Aspetta un attimo, mi devo mettere assente. Amore mio, salve Janas. Come conosci questo canale, Janas? Non è il mio, non è un canale dell'azienda di Rapallo, dell'azienda di Rapallonberg Chan. Io so tutto di te, sai tutto di me, eh? Come fai a sapere? Non, davvero, se sei tutto di me, allora dimmi il mio nome, il mio vero nome. Il mio nome non lo sai. Anch'io in realtà io non so neanche io Sebastian. Ma come? Non è possibile. Il mio secondo nome? Eh beh, questo è impossibile che lo sai. Il mio secondo nome è improbabile. È introvabile. Vabbè. Meglio che non dici al match a cosa sto giocando, perché so già che si incazzerebbe il gruppo. Però io me ne frego, perché non ci sono altri giochi alla fine. Lui già sa cosa stai facendo. Oh shit. E sa anche la storia del numero. La storia del numero però non la sa. Scusa, uno ti chiama, ti insulta senza motivo e io non posso querelare per vendicarmi. Mi sembra giusto. Uno mi chiama, mi insulta, registro gli insulti, io voglio querelare, non puoi farlo. Boh. Oh, è una vergogna. Se insulta esattamente dicendo parole che su Twitch sono bannabili, io devo stare zitto, muto e soffrire, patire gli insulti. Ma veramente, che vergogna. La legge è proprio inutile. Ecco, la gente diventa criminali, perché è logico che diventano criminali. La legge fa schifo. La legge fa proprio schifo. La gente, almeno, vabbè, le leggi basi, ma quelle si capiscono. No, invece la gente è libera. Io posso chiamare una persona a caso, dirgli sei un pe, e io e lui non può fare niente, non può fare nulla, deve soffrire. Bella legge. Complimenti. Ecco, porca io. Battiamo. Oh sì. Madonna. Ok, va bene. Ma vuole metterla così, eh? Vuole
metterla così, vuoi metterla così. No, cazzo, non la... Niente, dici per lui. Che mitraglietta aveva? Ah, aveva questa, niente. Nulla da fare, nulla da fare. Nulla da fare. Non c'era nulla da fare. Peccato. Doveva andare così. Doveva andare così. Almeno ho fatto i punti. Almeno i punti ho fatti. Mamma mia. Brutta storia. Beh, almeno siamo a 1203. Che vuoi il secondo round, nonna? Vuoi fare il secondo round? Ah, troppo buona. Madonna, che bella. Guarda cosa mi ha portato. Troppo buono. Nonna, non vuoi fare il secondo round? Vengo. Vuoi farlo? Mi preparo però. Dai, adesso eccezionalmente qui nello studio di Capo User arriverà mia nonna a giocare. A Fortnite. Eccezionale. Mai visto prima. Adesso collego il controllo. L'unico problema di questa cosa qui, sapete, è che poi la lobby va pubblica. La nonna gioca, diventerà pro gamer di questo gioco. Andremo agli esports. Allora, il problema è che qui vedi lobby pubblica, privata, e invece poi pubblica entrano tutti. Allora qua disattiva audio. Poi qua, vabbè, lei non può, però mi faccio così allora. Cioè, disattivo io l'audio e metto premi e parla. Ok. Ok. Adesso questo deve diventare una specie di microfono. Però senza che dia troppo fastidio. No, paura che si rompe. Deve diventare una sorta di microfono. Un punto buono in cui mettere. Forse qua. Un po' di paura. Sì, un po' di paura, un po' di paura. È brutto non avere un computer. Brutta storia non avere un computer. Brutta storia. Non so, un buon punto. Proviamo qui. Se lo metto così non si dovrebbe spaccare. Fammi sentire. Porca Eva. No, ho paura. Ho paura. Lo lascio qui. Ok, lascio così. Sentiamo l'audio. Che ora devo mettere qua. Audio della chat, esattamente. Ok. Disattivo questo. Come si sentirà? Come si sentirà? Si sente un casino. Si sente un casino. E boom del gioco, come si sente? Boh, sembra di merda, però meglio che niente. Poi qua poi è un attentato omicida. Ok, a sto punto no, un attimo. Va bene così.
eccezionalmente. Questo controllo dell'audio, diciamo, ok, lo metterò qui, ok, non è una delle migliori situazioni. Però soprattutto porca miseria, batterie sono messe dentro. Oh madonna. Porca miseria. Le batterie sono messe bene, questo telecomando che leggo. Guardate, e poi uno non deve bestemmiare. Che cazzo è quella te, ma porca miseria, io devo vedere. Ho messo accento. Sai che è un po' alto. 72. Ok. Avete tutto in ordine qui, eh? Certo, molto in ordine. E poi vabbè, quando si andrà a lavorare all'altra scuola vengo a fare una pulizia speciale. Di buono. Quando... Certo che se la mamma la chiama non deve andare a scuola. Certo, deve andare a scuola. Vieni. Allora non me l'hai detto che sei fatto andare ieri sera. Abbiamo giocato alla Wii. Sì. Ma tu mi dici la verità? Io dico sempre la verità. Devi dire la verità. Io dico sempre la verità. Questo è il tuo gameplay. Questo è il tuo gameplay. Ma non capisco che violenza stai parlando. Violenza verbale. Non è una violenza verbale fatta perché la penso davvero, è una violenza verbale fatta per una altra violenza verbale che è stata data nei miei confronti. Ma tu hai ascoltato solo una parola. Io non ho ascoltato solo una parola, io ho ascoltato tutto, ma non è possibile che una persona se ne freghi così di me, mi dà il suo nervi. Su quale materia hai pensato questo? Se lei ti ha detto guarda vai dall'avvocato. Ma no, sull'avvocato lì, lei mi ha detto no all'inizio, poi ha visto che ero incazzato e ha detto ah sì scusa chiamalo pure, ma non si può continuare detto con in questa calma. Situazione la mia sì, telefonata non so, vabbè ho capito, posso registrartela, oramai non posso farci nulla, ormai doveva andare così, no? Però tu devi ascoltare le parole. Doveva andare così. Doveva andare così, gli chiedi un consiglio, però non vorrei parlare, andiamo insieme dalla Barbara. Non ha caldo, probabilmente ha caldo. Se ci vado io sola gli dico le cose. No, basta, ormai non quello più. Perché mi ha detto che addirittura posso perdere o posso andare nel torto io.
Bello, mi insultano e vado nel torto io. Sì, poi può succedere, quello è il guai, hai capito? Il guai che tu, non lo so, queste cose di giustizia non le sai, però no, sono brutti, capito? Certo, sono ti metti in un mare di guai, e non sai come finisci. Quello non è che tu c'hai la certezza che ti danno ragione, e poi va a finire appunto. Poi sono offese, non mi prendere sono la offese valenza. Gravi. Ma gravi, ma cosa? Ma non l'hai detto tu? Tu ne dici anche però. No, io non ho risposto, questo è il problema. No, io sono stato calmo. Ma ad altre. Se, beh, se l'occasione... Non è che tu sei proprio innocente. Se l'occasione è quella, capi. Ma non si dicono a nessuno. Ma infatti adesso te l'ho detto. Anche quando questo te l'ha detto, dici queste non si dicono. Sì, ma il problema... Finisce. È che uno non si può contenere così, perché non è la prima volta. Usa la saggezza. Ma questi non lo capiscono e continuano, capisco. Se invece vedono che io agisco, non lo fanno più. Loro te lo fanno a forza. Però adesso non voglio parlare di queste cose, perché non capisco neanche però il senso cancellami. Di farlo. Cancellami. No, cancello no, però... Figurati, dovrei perdonare e dire non è successo niente. Non ci penso neanche a perdonare. Se a te ti chiamano e ti dicono una cosa del genere, se al nonno lo chiama e dico una cosa del genere. No, nonna, non si può continuare così. Non ma posso. È una guerra. Sei like con Zub. Sappi che è una guerra, non si finisce mai. No. Tu offendi lui offende te, come la mafia fa. La mafia cosa fa? Ammazza uno. Non lo so, Janus. Perdona. Sì, certo, ti perdonerò. Perdona, perché non sanno quello che dicono. Certo. L'ha detto Gesù sulla croce. L'ha detto a tuo padre, perdonali perché non sanno. Ma Gesù era Gesù, io sono un essere umano. Ma tu devi seguire i suoi sensi. Un essere umano che... Ormai non si sente più bella, Corma. Ti ha creato lui. Lo so. Ma adesso noi non siamo qui per parlare di queste scemenze. Non sono scemenze, vedo che te la prende a cuore. Basta, non la parole. Ti fa male anche a te? Infatti, Demetri, infatti. Ti fa male? Infatti. Sai che sono ti logora, vamo. Infatti, però... La calunnia è il peggior dei veleni. Allora, nonna, tu sei quella di sotto. Sempre come prima. Dove vado? Adesso. Con la freccia ti muovi in avanti. Con questo ti muovi in avanti, guarda. Con questo vai o a destra o a sinistra o fai un giro completo. Non cado più. Perché hai messo un altro gioco. Cosa ne pensi di questo gioco? Non lo conosco come. Non lo conosco. Una battaglia con te. Eh sì. Una battaglia che... Sì. Con chi? Adesso ti porterò in un... Aspetta, non dimmi che si è messa pubblica perché potrei... Ecco, lo sapevo, privata subito, ok. Allora, andiamo in un luogo piano. Adesso te non devi fare nulla perché ti sto portando il gioco. Ok, come fa la volta, no? Quell'altro gioco mi forzava per non farmi cadere. Qui ti sto portando in un luogo piano, in una fattoria, visto che ti piace coltivare, ci piace coltivare abbastanza, ma di più a te. Adesso vai in avanti con quello. Ottimo, perfetto. Vai sempre dritta, però stai andando... Non capisco bene. No, sì, ok, perfetto. Ok, vai sempre dritta. Tu intanto vai su quel camion, vai dentro a quel camion, dovresti riuscirci. Ah, stai andando in un modo. Oddio, ma dove sei andata? Oh. Addirittura così lontano? Allora, qua stai pure nuotando. Cosa faccio? Ok, fermati di nuotare, smetti di nuotare, ok. Gira la visuale e prova a raggiungermi. Sei laggiù. Proverò a metterti un punto. Ecco, adesso la visuale mettila in basso. Sono proprio in mezzo al guai, dov'è la visuale? Sei un po' in basso, però... Ok, adesso la visuale devi metterla in basso. In basso? Ecco, devi trovare il punto giusto in cui metterla dritta. Eccolo là il punto. Lo vedi il punto blu? Ah, quando metti avanti. Sì, devi cercare di raggiungere il punto blu. Come
non più. Andando avanti? Sì, andando avanti, sì. Sì, andando sempre avanti. Eh sì, devi nuotare, devi uscire dall'acqua. In effetti questo gioco all'inizio era meno di complicato, adesso perché non so quanto ce n'è per uscire. Io comunque provo a raggiungerti adesso. Sono uscita, finalmente. Sei uscita, adesso devi andare dritto e seguire il punto. Ma il punto non lo vedo. È quello blu, quello 93 metri c'è scritto in piccolo. Vedi anche il mio nome comunque. Ecco, ci sei quasi, o no? Adesso mi stanno attaccando. Appunto lì, devo passare. Sì, ma sono in prigione. Sì, adesso arrivo da te comunque. Sono in prigione, devo tornare indietro. Adesso arrivo io. Torno indietro? No, non sei in prigione. Sei contro una staccionata. Se premi R2, premi questa freccia e così puoi spaccare le cose con questa freccia. Dove? Vedi, puoi spaccare tutto. Oh, i muri, tutto quello che vuoi. Così si fa. Sì. Nell'altro pianeta dove andiamo noi. Puoi spaccare le cose col muro? No, con un biccone. Attraverso il muro. E siamo fantasmi? No. Nessuno mangiava con i muri chiusi, porte chiuse. E questo gioco infatti per una molti... luce così poi diventa una persona, quindi puoi entrare da questo. Mamma mia, se questo ragazzo che si qui a 15 anni ha fatto vedere a tutti che attraversa i muri, no, poi morto per leucemia, poverino, ma adesso lo fanno tanto a 15 anni che... Cosa ha fatto ha questo fatto ragazzo? Miracoli, sì. E lui voleva usare il computer per evangelizzare Gesù. E ha fallito. No, non ha fallito, è diventato santo. È diventato santo. Sì, adesso ha fatto meglio. No, ma gioca però, sei ha lì guarito, ferma, si è fatta notte. Giocava, guarda. Anche giocava, sì. Detto che giocava. Ma guarda, ecco, cosa era la prima volta che lo sento. Io sono quello davanti a te, vedi. Questo meraviglioso. Dove vado? Segui me. Guarda, sono qua. Vieni qui, vieni dove sono io qua. Di qua. Sono qui. Seguimi, ecco dove sti. Aspetta, eh. No. Sono qua, vedi. Sei dietro di me. Sì, adesso te. Muovi la visuale verso di me. Io qua. Ecco, più o meno. Muovila un pochino più in alto. Ma se vuoi abbassati un po' la mascherina, magari per il naso. No, è il naso, non c'è. Vieni, adesso muovi la visuale un po' più dritta. Più dritta come la fa? Destra o sinistra? No, più... Ecco, se te c'eri un po' più in basso... Ecco. Ora girati verso di me col movimento, però, con quello per... Destra. No, con questo ti muovi. Ah, con questo. Okay. E nel frattempo, eccomi, vedi? Sono qui. Ora gira la visuale, ecco, guava. Brava, ecco, stai andando un po' più indietro, ma io sono qua. Sono qua io. Vedi questa cosa? Vedi quella cosa là? È una pistola. Allora, è una pistola. Vieni. E devo andare lì? Sì, devi andare qua. Ti ho fatto la strada. Devi prendere quest'arma. No, le pistole. Oh, brava, l'hai presa. Sì, l'hai presa. Ma adesso devo sparare? E adesso poi premi queste e scegli l'arma con questa freccia qua. Esatto, e per sparare premi questo, per mirare invece questo. A chi ho sparato? Al pavimento. Scusa appunto, che serve? Se invece vuoi rimuovere o rimetterti l'ascia, premi questo. Cool. E ora divertiti, vai in giro e trova le cose. Devo trovare. Vai in giro, divertiti, cammina. E dove cammino che c'è? Trovi le cose, puoi spaccare tutto. Per passare devo spaccarli. Se vuoi spaccare puoi spaccare col piccone. Si può passare? Sì, puoi passare. No, io intanto dove ti do. In un prato. Ti do delle armi che puoi usare. Io non vado da nessuna parte. No, adesso stai andando a caldo. Dove devo andare? Adesso vieni con me.
aspetta. Come faccio a raggiungere? Io sono qua. Ecco, adesso. Ok, adesso seguimi. Muovi la visuale. Perché sono alla rovescia. Ecco, abbassala. Ecco, ora seguimi. Oh, più o meno. Stai andando in laterale, però dai, mi stai seguendo. Allora, a destra sì. Sì, vieni dritta, perfetto, vieni dritta. Dritta. Ma non ti vedo più. Perché devi un... Vabbè, ci stai andando... No, stai andando... Stai un attimo sparendo. No, torna indietro. Che sei distratta dall'arcobaleno. Ah. Qua. Sono qua. Ho visto. Ok, perfetto. Ora segui. Dove sei davanti? Vieni qua, io sono qua. Ah, adesso okay. Ti faccio la strada. Ti faccio la strada. Ci sono gli eroi personaggi? Sì, ci sono. Ti sto facendo una strada. Per andare dove? Per raggiungermi e per... Tu devi andare solo dritta e basta. Un po' svolti. E poi svolti a sinistra. Ecco. Cortina, c'è una strada. Però perché devi muoverti la visuale poi, muovi la visuale. E dove la muovo? E muovi la. Tieni la dritta. Dritta la visuale? Dritta, tieni la dritta. Oh, ci iniziano a sparare, mi sa. Oh, madonna. Tu sei quello che spari sempre tu? No. Vai avanti? No. Sì, vai avanti. Vai indietro. Ok, vieni, seguimi. Oh, più o meno. Vai R2. La freccia quella là, quella lì, quella di sotto, quella. Spacchi tutto. Stanno attaccando. Vabbè. Non si vede niente. Il nemico alle spalle. Ok. Adesso sto venendo da te. Tu premi quadrato e prova a curarmi. Dove vado? Indietro. Ok. Adesso stai. Ecco. Tu premi la freccia, questa qui, e prova ad attaccarlo con la pistola. La pistola è sempre. Questa è la pistola? Sì, quella è la pistola. No, quell'altra. Quella. Questa è la pistola. Prova ad attaccarlo. Con R2. La freccia, no, la freccia era quella là. Ecco, esatto. Appena lo vedi, attaccalo. Arriva, eccolo lì. Eccolo là. È passato veloce. L'ha ucciso. È passato veloce. È passato veloce. Ha ucciso me. Peccato. Ho due volte che muoio. Sì. Madonna. Niente. Questo ragazzo Carlo, anche dopo morto, ha fatto vedere agli amici, a tutti, il paradiso, e con i suoi gatti, pieno del gatto, i gatti che ha avuto da piccolo, anche i cani, tutto, ha fatto vedere come giocavano nel paradiso. Gli animali non muoiono, cioè sono anche loro, fanno parte della paradiso, e quindi te li trovi in paradiso anche loro. Non hanno naturalmente la cosa dell'uomo, però tutti li trovi. No? Ok. È una storia bellissima.
Vuoi riprovare? No, no, non c'è da tre volte. Vai, andiamo. No, fammi vivere una volta. Ma perché è complicato, già lo schermo è diviso, quindi è difficile. Però quelle di una volta erano più belle. Sì, perché qua è più complicato per la visuale. Un manicomio qua. Prima era solo un tasto. Qua invece sono... Ah sì, però c'erano le frecce destra, sinistra, sì. Su, giù, sì, tutto... Sì. Però c'era una linea che sapeva dove andare, cosa fare. Qua è più libera scelta, più opzioni, più libertà. Mamma mia. Pensa un po' un altrano che dice che vi tolgono questo. Solo perché non l'avete saputo usare. Ma cosa c'era da usare in un gioco? L'ho usato male, non solo tu magari, ma lo usano per porno, per fare cose, per... Ma questo è Fortnite! Questo è un gioco, io dico quelle lì. Dove sono? Tutte quelle. Ecco. Qua. Ricordi, per muoverti... Devo sparare? No, adesso siamo in attesa che la... Ecco. Allora sono sempre io che adesso ti guido. Però adesso visto. Adesso. Ok, adesso andiamo. No, il personaggio è sempre lo stesso. No, quello di prima era via. Ah sì, è vero, è cambiato. Ok, adesso ti porto su un laghetto. Quindi non devi fare niente. Per ora. Nulla. Adesso il ci sto guidando io, quindi non mi ricordi in un posto di una... Ok. Più bella. Ok, ora girati dal mio lato, è di 360 gradi. Gira a destra, a sinistra. Girati, adesso fai vedere, girati più a destra. Due volte a destra. Gira. Eh sì. Non mi gira. No, no. Oh. Allora. La visuale, devi muoverla con questo e poi allo stesso tempo ti muovi. Ah, la visuale. Quella è la testa praticamente. Per girarmi, no? La sinistra non mi giro mai, come si gira? Perché fai del piano, più delicatamente. Piano, no, così, piano, così. Così, fai piano piano, piccoli scatti. Poi ti giri verso il punto dove sono io e inizi a camminare. Fai piano però, non... così tutto scatto, piccoli, ecco, così, piano. Se vuoi aumentare, semplicemente aumenta di più la leva, così, capito? Sì, ma dove arrivo? E per saltare premi questo. Eh sì, perché adesso c'è una montagna. Quindi prova a saltare e nel frattempo vai avanti. E BMX, è così. Oh, visto? Bene, questa è stata un'ottima giocata. Adesso vai sempre dritta finché non mi raggiungi. Devo saltare. Vedi un... sì. Oppure la giri la montagna, capito? C'è la montagna rigida, non ce la fa? Prova a salire sulla collina. Non salgo. Ma sì, che ce la fai. Era una montagna rigida, come si fa? Ma sì, ce la puoi fare. Anche questa. Ce la puoi fare. Non arrivo. Meno male che non mi hanno ancora messo. Ma è finita la montagna. Devo andare avanti.
ce la fa. Provo a raggiungerti. Col piccone ti viene a entrare. Occhio, occhio, è potente, occhio. Occhio, è potente, devi provare a pinta, nonna. E dove vanno? Con la piccola, occhio, occhio, ti sta sparando, occhio. Occhio. No, la pistola. Occhio, trappoltare. Ok, va bene. Dai, vai col piccone. Ok, va bene. Ti stai augurando buona fortuna. No! Maledetto. No, ti ho aiutato io. Grazie del Gigi. Sono morto. Grazie del Gigi. Sì, sei morto. No, adesso ti sto curando. Ok. Dove è finito il tizio? Dove è il nemico? Ormai l'ho ucciso, però. No, l'hai ucciso, non, non so dove è finito perché il suo cadavere camminava. Allora adesso ti prendo un veicolo, così ti porto in auto. Perché sono ferita? Perché sei ferita, certo, sei ferita, ovviamente. Con tutto quello che ho ricevuto. Ti hanno massacrato di proiettili. Non mi muovo più. Il problema è che non vedo niente. Vediamo se sono in grado di camminare. In grado di camminare, sì. Ok, niente più veicolo perché non lo trovo più. Ma se viene qualcuno posso fare? È la fine, se viene qualcuno è la fine. No, come mi sparo io? Non so niente. Aspetta che volevo aumentare. Ecco la luminosità, ma infatti. Ok, seguimi. Muovi la visuale. No, sei andato a posto, no. Seguimi. Adesso? Lentamente, sì, seguimi. Ma se non ci sei? Dove è finita la barca, mamma? Sono qua, no, sei andato a posto, gira la visuale. Così stai saltando, gira la visuale. Con la freccia lì. Ecco, seguimi. Ecco, perfetto. Perché fallo piano, pianissimo, ecco. Ecco, ora seguimi. Sta arrivando la tempesta, vai, corri. Vedi in alto, vai. Va bene così. Va bene così, adesso provo a trovare un veicolo. No, va bene così, adesso. Se trovo un'auto, perché ci sono le auto, ti porto in auto, capito? No, queste qui sono arrugginite. No, dove sei finita? Aspetta. No, non è finita. Adesso aspetta. Vieni qua. Vai avanti. Vai. Vai, ti sto portando. Vai, salta sopra qualcosa. Salta adesso, salta. X. X. Press X. Questa. Press X. No, stai volando. Ok, facciamo così. Adesso. Questa la faccia a fare. Sì, aspetta, adesso ti porto io. Porti, ok. Adesso andiamo sull'auto, così. Andiamo sul camion, così. Per po- no, fermati. Ok, adesso andiamo sul camion. Ok, vieni con me. Adesso avvicinati al camion. Prendi quadrato. Guardate questo. Oh, vai, ora non fare niente. Adesso guido in seguito per salvarci la vita. No, ma sei rimasta a terra. Ma come, perché non hai preso? Ma perché è venuto due volte quadrato? Ma adesso ti piace il quadrato. Sei inquadrato.
quadrato, quadrato. No. E anche questa è andata. Morto. Perché stavo che risalita. Morto. No. Oh, Gesù, ce l'ha messo un'altra ragazza. No, ma scusa, non ho mai fatto salire sul cagno. Ma io credevo che avevi premuto quadrato. Quadrato l'ho premuto, ma che... sono rimasto a terra. L'ho tenuto troppo stretto. Mannaggia. La volta. Basta. Vuoi provare? Perché li vuoi riprovare? No, se non sono capace, devo imparare tutte queste frecce. Sì, complicato. Decidi. Non so combattere, dai. Non vabbè, ma perché sparare. stai facendo progressi. Diventerai un player competitivo. Ma se vuoi andare, non so, se vuoi rimanere. Devo vincere una volta. Dai, ultima, dai, proviamo. No. Perché se usiamo le macchine, secondo me ce la facciamo, almeno per le prime parti. Poi per le uccisioni potresti farcela perché trovi giocatori che sono al tuo stesso livello. Sono troppo. Quello lì non ti aveva colpito. Troppo avanti, puoi farcela. Se non mi vedono mi uccidono. Ma no, cioè. Io non prima, sono veloce. Ma prima ci avevi quasi fatto. Perché? Forse col mouse e tastiera ti trovi meglio. No, ma anche a conoscerli quando devo. Mouse e tastiera ti trovi meglio, forse. Con questi giocavamo. Quando ero piccolo, conosco tutti. Mi stava su qua, perché è quadrato, ma è una cosa vista, come mai? Dovevo cercare il piano, forse. Allora adesso devo portarti in un posto. Sono molto indeciso. Ma di sicuro dobbiamo andare in un posto tranquillissimo. Non una montagna. Una spiaggia. E dove sta perché? Nel mare. Ah, è vero, cai nel mare. Allora, una città, una casa su una collina. Città. Una casa su una collina. Ok, adesso ti porto sulla scala tutto. Ok, allora andiamo in quella città là che vedi. Vado. Aspetta, adesso? Oh, andiamo in una città allora. Ok, vai così. E ora vai sempre lì. Muovi la visuale un pochino. Per inclinartela dritta, però piano, non violentemente, pezzetto per pezzetto, però pezzetto per... No, vedi, non di fila, fai uno, due, capito? Perché sei... fai un po' di piano, va già morto. Dove vado? Con questo? Aiuto! Ho detto che la spiaggia era meglio, sei andata da tutt'altra parte, ora è un casino. Torno indietro? Ora sì. Rimani dritto, vai dritto. Ma no. Vai, sono qui. Sono morto. Come va? E tu insiste? È stato un tranello. Sì, è stato un tranello. Facciamo così, la prossima volta seguo te. Seguo te. Tu sei ancora in vita comunque. Non so cosa faccio da sola. Ah, vuoi riparare? Da sola no. Mamma mia. Niente, t'arrendi. Non mi pare stare in pensiero. T'arrendi, t'arrendi. Me lo prometto. Mamma. Non ci saranno parole. La mamma è un po' più forte di te. Se fossi in forma ci gioca. Grazie mille, ciao nonno. Mamma mia.
vabbè, mia nonna credo che non potrà diventare. Vedete che la voce ce l'ha. Non potrà diventare una giocatrice professionista, mi sa. Ho questa impressione. Ho questa impressione. Aspettate che rimetto questo dove era prima. Mi sa che non potrà diventare un giocatrice professionista, ma almeno potrà dire di aver giocato a Fortnite, quindi c'è tanta roba. Adesso questo lo disconnetto. Un attimo. Ok. Se saliva sul camion, quella partita era vinta. Se saliva sul camion, quella partita, secondo me, era la partita buona, perché era una delle migliori partite. Se, ci scommetto, se saliva su quel camion, vincevamo. Perché era proprio l'indie, mancava poco. Peccato, peccato, peccato. Ci abbiamo provato, ci abbiamo provato. Lui sa già adesso. Vabbè, adesso ritorniamo a giocare competitivi in Arena in Solo, che poi alla fine non l'ho fatta, solo Arena in Solo. Quindi GG. Ci farò un high likes, ci farò una un caricamento. Farò un high likes su. Mamma mia, qua ho ucciso una mosca nella tenda, tipo schiacciata, tanta roba. Ok. Alla fine non è tanto difficile, tu ti muovi in avanti dritto, poi piano, che lei proprio premeva, capito? Faceva così, premeva così, pa! E ci vuole fare piano. Così, piano a me, piano, piano. Vabbè. Kenshi è più potente. Questo è sicuro. Non mi sblocca la mappa. Commentatore delle partite. Sei al cell? Che vuol dire? Che vuol dire sei al cell? Giochi da cellulare? No, non sto giocando da cellulare. Sto giocando da PlayStation.
Comunque qua c'è il crossplay, quindi in caso. Dal cellulare non ci ho mai provato a giocare, sa che non va. Giochi dal macchinario per la dialisi di nonna? No, neanche da quello, gioco da PlayStation, non da quello lì. Ci gioco ad Assassin's Creed, con quello per la dialisi gioco ad Assassin's Creed Black Flag e a volte a GTA la storia. Però una buona piattaforma comunque per i miei amici qualche volta. Taglia, tronca e trancia, bel rapporto ambientale, Fortnite per l'ambiente, certo. Hai dato l'esame di chimica? No, non c'è un esame, sono dei corsi, non è un esame. C'è una verifica alla fine per vedere se hai fatto qualcosa, ma sono solo corsi di recupero. Poi alla fine fanno una verifica per vedere, ma non è che ti... cioè, tu sei come regola in quarta, però ovviamente farò bene quella verifica per capire tutto, ma non si è mai parlato di esame. Capito, quindi quest'anno ti bocciano. Che significa? No, no, non è vero. T'ho detto come stanno le cose, che te non ci vuoi chiedere. Spera nel Covid. Cosa vuol dire quest'anno ti bocciano? Ma non sai niente. Cosa vuol dire quest'anno ti bocciano? Non ha senso. Boh. Poi dicono che io vivo fuori dal mondo. Secondo me sono gli altri a vivere fuori dal mondo, non io. Spera nel Covid. Eri nella merda. Cosa vuoi eri nella merda? Prima di tutto c'è gente che ha anche più materie di me. Io ho solo una materia, devo fare dei corsi e tenere non un esame ma una verifica. Eri nella merda per una materia, non si può dire. Ricordo la tua pagella. Ma neanche l'hai vista la mia pagella. Neanche l'ho fatta vedere, perché non sono un tipo che fa vedere le pagelle come quelli youtuber. Era una schedina di... oh gente, l'hai detto tu, era una schedina di toccaccaccio. Sì, sì, è vero, infatti mia madre l'ha vista, l'hai letta tu, ah è vero, è vero, è vero, ora che mi fai pensare, sì, è vero, sono messo male, sono messo male. Purtroppo ho tifato il Napoli. Oe oe oe. Ma non ha vinto. Oe oe oe. Ci speravo, oe oe oe, che vincesse il Napoli. Oe oe oe. Ma non ha vinto. Oe 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 oe. Speravo che vincesse. Oe oe oe. Comunque quest'anno studia da subito. Sì, sì. Figlio di... facciamo così. Quest'anno studia da subito, è una buona idea. Cazzarola, ma sono rincoglionito. Suca. Ti è così impara. Cosa? Infatti si deve raccogliere la lucciola. Voglio questo fiero e mi dà la lucciola. Oh, e ci siamo. Se dovessi avere tutti e sette al primo quadrimestre ti faccio spumpinare. Guarda che io tra un anno sono maggiorenne, quindi legalmente potrei.
legalmente potrei. Tra un anno sono maggiorenne, quindi legalmente potrei. Sopra i 16. Ah, è vero. Tra un anno 17. Cioè, questo 9 dicembre faccio 17 anni. Quindi tecnicamente potrei. Sei curioso della sensazione? Sì, beh, direi di sì. Direi di sì, Demetrio. Sono stanco di guardare hentai, quindi. Dove preferiresti? Non so se è bannabile. Boh. Ovunque. Ma che cavolo, ma perché mi fai ste domande? Non posso rispondere. O comunque, non so, ovunque, dappertutto. No, devi decidere dove. Beh, allora, cavolo, ma perché mi fai dire? No, ma non posso dirlo. Posso dire sui meloni. Cringe, adesso mi bannano. La prima, Demetrio, la prima. No, Demetrio. Io me la sono immaginata così. Poi non so com'è la prima volta, dove sarà. E probabilmente sarà la seconda, perché non è che, figurati, sarò imbranato. La prima volta è sempre orrenda, mi dico. Sempre quella più brutta, perché non sai niente, sai poco. Ora io, vabbè, però sarò imbranatissimo. No, Demetrio, non intendevo dire questo, ma figurati Demetrio. No, io ho detto sempre che sui conoscenti mai, conoscenti di qualsiasi tipo, mai fatto, mai lo farò, mai. Per rispetto l'ho sempre detto, chi conosco mai, è la mia filosofia di vita, mai fatto, per rispetto mai fatto. Beh, queste accuse comunque, Demetti, queste accuse, figura. Solo sui cartoni animati. Esattamente, Demetrio, solo su hentai e basta. Vabbè, cartoni animati. Severo. Non è un'accusa, a lei frega nulla. Comunque no, seriamente no. Forse qualche pensiero. Buonasera, rieccoti, bentornato Wayne. Forse in qualche pensiero Demetrio potrebbe essere capitato, che l'ho immaginata. Forse. Può darsi, non lo so, può darsi che me la sia immaginata in qualche pensiero, qualche sogno, io so. E beh, una che ti viene su disco e ti dice questo e poi te la sogni la notte. Che porco. Ma dai, sto scherzando, ma secondo te? Io ancora ho un minimo di purezza. Una terza media. Oh. No, se esco mi ammazza. Meglio. Madonna, lei è come Yanko. Come se sei severo, Wayne.
i paragoni a Yanko sono severi, sono triste adesso. Sono severi. Vabbè, comunque. Ma l'altro della gang che fine ha fatto? Quello con gli occhiali. Si è andato via dalla gang, ci ha traditi, è andato con altre gang, è andato via dalla gang. Ha detto che per un anno non vuole ritornare, si è preso un anno sabbatico. Porca miseria, ma vattene a fanculo, ma vattene a fanculo, ma chi ti conosce? Parte così laserare, usi delle hack, per forza, uno non può in due colpetti così, quindi io ti segnalo, sinceramente, ti segnalo, direi trucchi hacking, sì, assolutamente. Hack. Aimbot. Ban. No, non la conosco. Segnalato. Se ci sono le, e quello che le, come diavolo si chiama quello che le disse, non faccio nomi, non faccio nomi, Demetrio, non faccio nomi, mi dispiace, non faccio nomi nemmeno io, non faccio nomi, non faccio nomi, non faccio nomi. Ci sono live su YouTube, ma sono live, sono live breve. No vabbè, io mi sa che stacco. Quanto stiamo? Forse schiudo. Ci vediamo la prossima volta. Ciao non. Ciao. Certo non. Prova del fatto che fatti il segno della fronte. Non dico più parolacce. E poi deve venire. Deve venire a leggere il romanzo. Lo puoi fare, lo puoi scrivere, ma più in italiano bene, no? Certo. Anche lì ci sono i mostri come questo. Certo. Uno c'ha tre occhi, uno c'ha tre testi. Il combattimento con gli scheletri c'è. Certo. Praticamente. Però tu scrivi che vincerai. Non c'è nessun segreto. Sto producendo un veleno chiamato ricina nella cantina. No, con le parole no. No, che te l'ho lasciata un brinco. Ma no, dai, sto scherzando. Mi hai chiesto un segreto. No, ecco, lo so che tu sei. Sto producendo della ricina in cantina. Ma il cuore è debole, ricordo. Ho detto il papà, lo dico tutto. Chi si vuol vendicare è debole. E poi invece, servirò a tutti appunto questa ricina tramite pacchetti di patatine. Se perdoni sei forte, hai capito? Diventerò. Devi perdonare. Se evangelizzi come Marco diventerai veramente famoso per Dio, non per gli uomini. Stavo scherzando, in realtà non sto producendo nessun veleno, sto producendo della metanfetamina. Però c'hai questa vendetta dentro, E inoltre Wayne e Gabriele, che sono quelli che a nomi di socio, non dovevo dirlo, e un mio amico, mi aiutano. Sì, è vero. Lasciali questi amici. Quei due che vengono ad aiutarmi, in realtà noi non facciamo ripetizioni, ma andiamo in cantina e la cuciniamo, per poi spacciare in giro. In realtà loro non vengono a farmi ripetizioni. Sono persone che mi fanno fare questo. Non cadete nella trappola. Sei un ragazzo intelligente, come dicono tutti. Noi spacciamo. Non puoi cadere nelle trappole degli altri. Spacciamo sempre. Evita gli amici che... Gli albanesi... Perché vedi, Wayne e quest'altro mio amico sono molto esperti e quindi sono bravissimi nella chimica.
e sanno produrla. E quindi stiamo producendo un sacco di meth. La bomba atomica. Stiamo producendo un sacco di meth e poi tramite i nostri amici albanesi la stiamo espandendo sul mercato, su Chiavari, La Spezia, tutte queste cittadine, Genova. Adesso stiamo provando ad andare a Milano. Hanno arrestato un nostro, infatti siamo molto dispiaciuti. Abbiamo purtroppo in prigione, gli abbiamo dato un ultimato di 24 ore, poi con la ricina. Ma l'hai saputo? L'ha detto a tutte le parti. Eh sì, noi era del nostro settore, infatti. Ma lo conosco. Io in realtà sono il più grande capo. Voi conoscete questi che spacciano droga? Sì, io sono quello che gestisce tutto, io dalla cucina tutto. Ci dividiamo, in realtà siamo in tre che gestiamo tutto, loro sono i cuochi e io sto lì a dire alle persone: tu vai di là, tu vai di qua, tu vai di là. Era un bravo ragazzo Wayne, purtroppo l'hanno preso. Ma il papà di Wayne è un poliziotto. Ex poliziotto. E ve lo fa ancora. In segreto. Ex poliziotto. Ex, ma lui può farlo sempre, capito? Sì, ho capito, ma cosa c'entra questo? È meglio che il poliziotto, così ci aiuta lui a coprire le nostre tracce, capito? No, vi seguono. Ci aiuta a coprire le tracce. No, ex. Per vedere se siete dei bravi ragazzi o se vi mettete nei guai con qualcuno. Ci aiuta a coprire le tracce, ci aiuta a coprire le tracce lui, infatti. È bravo. La vendetta veramente è solo nelle. Ci sta coprendo le tracce, debole, bravo. Guadagno comunque sui 1.000 euro, li nascondo in quella cassaforte lì, nascondo tutti i soldi che facciamo con la Met. Un po' sono anche in cantina perché non ci stanno. Che brutti pensieri. Ma non posso comprare troppa roba, se no capisci che sospettano. Li tengo poi che c'ho un signore che mi fa sparire l'identità e tutto. È un signore dell'aspirapolveri. Ma guarda, cioè, praticamente si prende il gioco di voi. Vabbè, c'è un signore che in un negozio di aspirapolveri, che se te gli dici che vuoi un tipo di aspirapolvere, ti fa sparire. Ti manda in posti assurdi, ti fa sparire. Perché voi fate queste. Perché bisogna campare. Con la droga. Bisogna campare. Con la droga. Bisogna campare. Infatti ho chiesto anche a Jesse di venire con me a produrla, ma Jesse ha detto che era già impiegato con un certo Walter White. Il segreto per vedere cosa fa. Un certo Walter White non è venuto, Jesse. Dall'America non è venuto. Non sai che ci sono. Gustavo Fling, che è il nostro capo supremo, anche lui dell'America, tutto. Sai che ci sono delle macchine che a una certa distanza li portano. Ci sono anche io. No, uno può venire a una certa distanza. Lo so, infatti adesso. Registrare quello che dite. Infatti adesso qua dietro quella moto in realtà c'è un signore con un microfono che sta registrando tutta questa conversazione e poi verrà qua con l'FBI ad arrestarmi. Certo, è qua dietro, là dietro. Non so quanti metri, sono ovunque, sono ovunque. Anche dentro quella casa c'è uno col microfono qua che sta registrando. Non dire parole brutte che poi ci siano. Certo. E infatti, certo. Però poi le povere persone che vengono assassinate, uccise dai mariti e avvelenati, loro non hanno nessuno che li spia. Quindi io sono fortunato. Che non sono nati, ha detto Gesù. Lo sai? Io sono fortunato. Sì, certo. Gesù, infatti, non vedo come protegge bene i suoi figli. Li protegge molto bene. Dio Gesù, proprio ci tiene anche molto. Ma non punisci quelle lì. Ci tiene molto. Infatti, il mondo è così bello, non è così. Non ci sono guerre, non c'è pandemia, non c'è virus perché abbiamo questo Dio che ci protegge questo molto bene. Esatto. Adesso ci espanderemo su Napoli. Sì, l'ha mandato uno che è stato poco attento in un laboratorio. E Dio ci sta dicendo: convertitevi, che questa è l'ultima volta. Certo, scommetto che se tutti si mettono a dire Ave Maria senza mascherina, appiccicati, il virus non li contagerà mai. Ave Maria, ci scommetto. Ci stava, sì. Ma nonna, per favore, guarda, io ti voglio bene, però queste sono un po' di cavolate. Senti, un astrano quando vedrai ma non esiste niente. Dal cielo, cosa dice? Un astrano. Vai. Viene un segno dal cielo. Per non voi. Ci sarà niente, nonna. Non esiste, purtroppo. Almeno io non credo, io rispetto la tua decisione di credere in Dio, la rispetto. Ma un astrano c'è questo. Però no, io non ci credo, mi dispiace. La Madonna l'ha detto. Io ho fatto catechismo e la mia idea finale è che io non credo in Dio. Quello che fanno catechismo sulla tua non sapeva neanche. Io non credo in Dio, mi dispiace. Tu devi rispettare la mia scelta di non credere.
Perché ognuno è libero di fare quello che vuole. Non crede, Dio li ama lo stesso, sono figli suoi. Ma se io non ci credo, non voglio essere amato da uno che non esiste, sinceramente. Ti credo, ti amo. Non lo conosco io, non voglio essere amato da uno che non conosco, da uno sconosciuto. Non siamo nati così. Non lo conosco, non esiste, io non voglio essere amato da una cosa immaginaria. Per me Dio è tale quale è un personaggio di un cartone animato, perché non esiste, è immaginario. Sono delle cose. È come i Promessi Sposi per me, come i Promessi Sposi. Semmai Alessandro Manzoni non era religioso. Ho capito, ma io non ci credo, basta. Mi sono fatto la mia idea, per me è inutile farlo. Ma questa idea preferisco perdere tempo in altro che andare a messa. Non dare retta. La mia idea, io ti rispetto, che te credi, io ti rispetto. Vai, su. Ma io non. Tu devi non rispettare la mia ragazzi, scelta. Che non esiste di essere non ateo. Puoi dire, capisci? Non dire. E non lo posso dire, io non posso farmi la mia idea. Chi ha creato il mondo? Io. Un Big Bang. Il Big Bang. Ma è vero. E chi ha creato il Big Bang? Perché l'universo non c'è tempo, quindi non può, non c'è né un inizio né una fine. Perché nell'universo non esiste il tempo. In una settimana. No, Dio non ha fatto un bel niente perché non esiste. Ha fatto parola, Dio ha detto fate queste leggi. Se fate queste leggi siete commesse. Un branco di sciocchezze. Il nemico si sente, non vede nei. Ma non vedi che quello che dici è molto surreale? Non ti sembra surreale? Non c'è una logica in quello che dici. Un signore dal nulla si mette a creare un pianeta. Non ha senso, vedi, è una cosa molto fantasiosa. Non possiamo sapere chi ha creato il creatore, ma sappiamo che Dio ha parlato agli uomini. No. Quando l'ha creato gli ha detto tu vai e racconta quello che hai avuto. Ma così inizia. Appunto, l'universo è sempre in espansione. Questa parola, Adamo ed Eva sono i primi. No. Vedi che anche te ti stai disconvincendo. Leggiti Platone, leggiti tutti questi uomini che sono stati grandi nella storia perché erano cristiani. Si sono fatti delle teorie sull'universo. Erano cristiani. Non erano cristiani, ma cosa? Ma no, ma non erano cristiani. L'anima come una cosa. Platone non era cristiano, no, non mi sembra proprio. No, 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 Platone no. Ma se non si. No, no. Leggete quello di Dante, Alighieri. Platone non era cristiano. Cosa? No, ma no, no. Migliori, cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa sono queste fesserie? Ma cosa sono queste fesserie? Cosa sono queste fesserie? Come parlavano? Cosa sono queste fesserie? Scusa, ma questa è una fesseria. Platone non era cristiano. Ma no, credeva. Ma no, si è fatto una teoria sua. Ha spiegato l'anima. Ma non era cristiano. Oh mio Dio, cristiano. Dante non era cristiano, Socrate non era cristiano, non erano tutti cristiani. Ma cosa? Socrate ma cosa vuol dire? Ma lo sai quante sono vissuti? Lo volevano uccidere. Sono vissuti in epoche diverse. Sono tutti quelli lì che sono prima di Dio, prima che di Dio. Che cagata. Dai, ma queste qua prima sono tutte un Gesù. Sacco di spazzatura, nonna. Questo è un miscuglio assurdo. Non sono niente. Vorrei che ti apparesse del Gesù e te lo dicessi. Guarda, se, meno male che ho 5 spettatori. Chiedo. Meno male, perché se ne avessi. Vai davanti al crocifisso con te, amico, dici, io non ti credo. Avrai la risposta, come ha fatto Sant'Agostino. Sant'Agostino non ci credeva. Quante. Era un donnaiolo. Ma cosa c'entra? Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Non vuol dire niente. Vuol dire che se era. Papà, un bro da questo. Come lui entra in chiesa e Dio gli parla. Madonna, quante questo scemi. Era più carino, però hai perso. Hai perso? Sì, ho perso. Perché ho fatto una cazzata. Ho sparato col fucile al santo col mirino quando avrei dovuto fare un muro. Io vi ringrazio a tutti per aver visto questa diretta, noi ci vediamo un'altra volta, buona serata, saluto Weita, saluto Demetrio, saluto Janas e anche quello lì Fra, vi saluto, ciao ciao. Sì appunto, è una lezione di catechismo, per questo chiudo, ciao a tutti.